Abbiamo voluto iniziare così, tanto per renderci conto in che ambiente stavamo. Con 50.000 tifosi giallorossi, poco più di 500 tifosi del Napoli, molto rumorosi tra l'altro, e soprattutto con un pubblico giallorosso ritrovatosi ancora una volta in grande stile, con un grandissimo sostegno e con una grandissima forza ad accompagnare una squadra neanche tanto pericolosa, neanche tanto forte, ma comunque una formazione di rispetto. Buonasera amici di TV Luna, bentrovati al consueto appuntamento di Tifosi dalla Luna, il vostro programma dalle 19 alle 20:30 per parlare del nostro e vostro Napoli. E stasera chi non ha visto tutto quanto ieri c'è stato, naturalmente col nostro programma lo potrà fare. Insieme a me stasera c'è il tecnico, mi piace dire l'analista delle gare, Sergio Curcio. Ciao Sergio. Buonasera, buonasera Angelo. Eccoci. Prima di parlare di Sergio della partita, vorrei che la regia mandasse in onda gli highlights di questa gara. E allora andiamo sul computer, perché per questo gesto è ufficiale da qualche minuto. Spalletti è squalificato per un turno e multato di 5.000 euro per aver offeso l'arbitro. Insomma, Sergio, c'è tanta carne al fuoco per parlare oggi. Mi sono oggi meravigliato per aver letto su qualche giornale che si è parlato di partita brutta. Io onestamente mi sento di dissentire, forse perché essendo stato in campo, a differenza di qualcuno che ha scritto cose diverse, lo stato emotivo che tu bene hai rappresentato, soprattutto con l'inizio della trasmissione, con quel filmato, ha creato uno stato di emotività, di tensione, che ha portato invece le due squadre a giocarsi il tutto per tutto, e il Napoli, devo dire, mi è piaciuto proprio per il carattere che ha dimostrato in un ambiente sicuramente ostile, contro una squadra che doveva dimostrare tanto dopo 6 gol presi in Norvegia, e soprattutto doveva dimostrare di essere una squadra all'altezza poi di quello che è l'attuale quarto posto. Per cui ho visto una partita con conclusioni sicuramente sbagliate, però si è giocato ad un ritmo intensissimo, a una velocità pazzesca che solo qualche volta è stata si è cercato da parte sia dell'una che dell'altra squadra di addormentare per riposarsi e riprendere forza. Per cui io veramente ti dico che mi sembra strano che qualcuno abbia avuto a che obiettare sulla qualità della partita. Andiamo sul computer, perché alla multa di Spalletti e alla squalifica si aggiunge anche la multa per il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, espressione riguardosa con tono sarcastico verso la quaterna arbitrale, è entrato in campo, 10.000 euro di multa anche al Napoli, siamo a 15, ma non è finita qua. C'è una telefonata, andiamo in diretta, pronto? Pronto? Sì, buonasera, oggi abbiamo poco tempo per le dirette. Ciao. Però vi faccio entrare come una pilloletta, prego. Ciao Angelo, Aurelio. Sì, Aurelio, vai. Buonasera al tuo collega. C'è un... Ciao, ciao. C'è un antico proverbio che dice: fatta la legge, trovato l'inganno. Per evitare le polemiche hanno messo il VAR. Sì, dopo parleremo del VAR. Però l'inganno qual è? Sì. Che quando vogliono ci vanno, quando non vogliono non ci vanno. Sì. E questo... Vabbè, dopo parleremo dettagliatamente del VAR. Il nuovo corso dell'ingiustizia sportiva calcistica italiana è questo, è il VAR, che Vabbè. Viene usato a piacimento della... sia dell'arbitro che dei varisti, come si chiamano, varisti, quelli sì. che stanno a guardare. Sì. E questo è, stiamo punti a capo, non è cambiato niente e non cambierà mai niente, e questo è il problema. Va bene, Aurelio, grazie, dopo parleremo del VAR dettagliatamente. Io quando vi faccio intervenire, voi dovete intervenire su quello che stiamo parlando, non su quello che parleremo dopo. Mi aspettavo un'analisi sulla partita, eccetera. Va bene, sarà per la prossima volta. Andiamo a vedere l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sono un po' arrabbiato stasera, si vede. Vediamo un po', pronto? Pronto, buonasera, sono Enzo da Napoli. Enzo, buonasera a te.
Buonasera, no, volevo dire sulla partita di ieri, bellissima partita, il Napoli sta giocando bene dall'inizio del campionato, solo secondo me unica nota stonata è Zielinski, stiamo giocando con uno in meno secondo me. Perché secondo te, perché Zielinski non va? Non lo so, questo non lo so, me lo domando pure io, ma sta di fatto che non... Secondo me non sta bene fisicamente, non sta ancora bene però mi permetto... Aspetta, facciamo completare. Poi? Poi basta, solo questo volevo dire. Se come alternativa potrebbe, a secondo della gara, schierare Mertens, Elmas o Demme certo. Al suo posto. Ci sta pensando non... Spalletti. Ti faccio rispondere da Sergio. Grazie di questo intervento. Sì, io credo che per Zielinski oramai, al di là di un problema sicuramente fisico, ci sia da guardare un po' l'aspetto mentale del giocatore, da un punto di vista proprio di completezza del giocatore. Al di là del fatto che fisicamente non stia al massimo, io vedo un giocatore che è fuori dalle partite, è un giocatore che è estraneo a quello che succede in campo e che si accende soltanto quando ha il pallone tra i piedi, ma in un contesto di assemblaggio come quello del Napoli di Spalletti è chiaro che un giocatore come Zielinski in questo momento veramente sembra un uomo in meno. Ieri ha perso quella palla mortifera che poteva diventare tale se Abrams non avesse allargato troppo il piede. D'altra parte, e qui ci sono le testimonianze dei colleghi della squadra polacca, della nazionale polacca, che hanno detto questo è un giocatore che rimane nel limbo, un giocatore che non si è mai capito se è un fuoriclasse o è un giocatore che deve rimanere nell'anonimato perché non ha proprio la testa, e ripeto, la testa per entrare nelle partite, non parliamo mo della partita di ieri, ma in generale, anche quando caccia il colpo a sorpresa, per cui si vede chiaramente che ha delle doti tecniche superiori alla media, il giocatore è sempre fuori dalla logica del gioco. Allora, ieri ero a Roma, lo sapete, allo Stadio Olimpico, sono arrabbiato, vi ho detto. Perché sei arrabbiato? Angelo? Ho visto delle scene brutte. Contro i napoletani. Corite, vergognosa, lo stadio, veramente essere presenti poi è una cosa, vederli poi ascoltarli in televisione. Ah, vabbè, un'altra. Per questo 3-4 volte. Ero sicuro che, però, che la Roma venisse multata, perché a un certo punto ho visto il quarto uomo andare verso l'ufficiale di campo, ho detto segna di queste notizie. E infatti è arrivata un po', tra parentesi, di giustizia. Insomma. Ah. Andiamo sul computer, Federico. Roma multata di 10.000 euro per cori insultanti di matrice territoriale contro i tifosi del Napoli, 10.000 euro soltanto, ma vi posso garantire che ci sono stati cori continui verso Napoli, i napoletani, e ci sono stati cori, anche se nessuno ne ha parlato, ma ci sono stati sentiti anche i cori contro Osimhen, molto forti, e infatti, andiamo ancora sul computer, cori razzisti contro Osimhen. Il giudice sportivo non si è espresso, ma ha chiesto un supplemento di indagine. Il che potrebbe significare anche qualcosa di molto pesante. Sì. Quindi significa che adesso loro riascoltano la partita con l'audio che hanno, senza telecronaca, e capiranno a indirettamente se ci sono stati questi gol. Io vi garantisco che ci sono stati, perché ero... No, ci credo, però vedi, Angelo, quello che mi pongo come domanda. Loro hanno un giocatore come Abrams, che è di colore anche lui. Io a questo punto veramente vorrei capire... e dare uno spartiacque tra quello che è veramente razzismo e quello che è solamente un coro per dileggiare un avversario, che poi possa essere giallo, possa essere rosso, possa essere blu, è tutto da capire. Indubbiamente sarebbe meglio fare solo il tifo per la propria squadra. I bu. Però è chiaro che a questo punto quasi entra in un altro campo. Siamo stati in città stamattina, anche perché prima della partenza c'era stato quell'incontro bellissimo tra Spalletti e i tifosi, dopo parleremo anche dei tifosi, ma andiamo a rivedere poi naturalmente quello che è stato e soprattutto i commenti questa mattina. La
Le speranze della vigilia erano ben altre, a giudicare dalla nutrita presenza di tifosi che sabato pomeriggio avevano salutato la squadra in partenza per Roma. Un pareggio che dunque sta stretto ai sostenitori del Napoli, considerato anche alcuni errori arbitrali, la mancata espulsione di Abraham e il rigore non fischiato per il fallo su Anguissa, che avrebbero potuto far rientrare con i 3 punti la squadra dalla trasferta dell'Olimpico. Napoli ha giocato molto bene. Secondo me ci stava il secondo su Abraham. Secondo giallo. C'era, però sono cose che succedono, si può sbagliare chiunque, sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, sperando che effettivamente poi si compensino le cose, però non penso. Beh, queste cose poi capitano, gli arbitri poi si mettono la loro superiorità. Ieri quello, il nostro allenatore, ci ha fatto un applauso di bene, lui l'ha interpretato malamente e l'ha messo fuori, però purtroppo l'arbitro quando dice qualcosa non si torna indietro. Per me ci stava l'espulsione di Abraham. Il rigore su Anguissa no? Ci poteva stare. Ai tifosi azzurri resta la consolazione dell'aver conservato il primato in classifica, anche se in condivisione col Milan, e la certezza di avere sulla panchina l'uomo giusto per provare ad arrivare fino alla fine davanti agli avversari. Il problema è riuscire a tenere saldo la concentrazione, perché il problema del Napoli è la squadra del Napoli. E per il gruppo mi sono piaciute più le parole settimane che disse. Sono tutti titolari. E non tutti i secondi, perciò mi piace, perché è di una classe di ferro, è veramente un allenatore, speriamo in bene. Tifosi soddisfatti, ritorniamo al telefono, pronto? Buonasera, direttore, sono Nicola da Torre Annunziata. Nicola, buonasera. Niente, volevo fare una domanda tecnica. A Sergio, prego. Due. E per quanto riguarda quando giochiamo queste partite con grandi squadre italiane tipo Roma, Juve, Inter, Milan, non ho capito come mai il Napoli non punta su giocatori forti. Ha fatto giocare Mertens dal 10 minuti dalla fine. Mertens è un fuoriclasse, deve trovare spazio in questa squadra, non può giocare gli ultimi 10 minuti, se no così non vinciamo mai. Poi per quanto riguarda il centrocampo, Zielinski è un giocatore che non può giocare. Per me il Napoli deve puntare su Demme, perché Zielinski non ha carattere. Queste partite non le può giocare. Okay. Volevo sapere cosa ne faccio risultato. Rispondere, grazie. Sergio? Beh, su Zielinski mi pare di aver risposto prima e quindi sì. Sono sostanzialmente d'accordo con Nicola. Per quanto riguarda il centrocampo, io aggiungerei che più che Demme si potrebbe sfruttare ancora un po' di più Elmas, che mi sembra un giocatore rigenerato da Spalletti, sul quale il tecnico mi pare conti molto in questo momento. E poi io non trascurerei quello Botka, che comunque è un giocatore che va visto ed inserito e che è sulla via del recupero. Mertens sappiamo tutti che è un fuoriclasse. Ieri è stato mandato in campo 10 minuti al posto di Insigne e credo che la soluzione Mertens possa essere attuata, ma in qualche partita giocare con giocatori di puramente offensivi come Politano o Lozano, Insigne da un lato, Osimhen e Mertens dietro, presuppone che la squadra debba giocare una partita di vero attacco. Ieri Mertens è entrato a 10 minuti dalla fine, ma è chiaro che il giocatore tornerà tremendamente utile perché sta facendo minuti importanti per ritornare in forma. Abbiamo tante cose, domande sì. Flash per risposte flash. Andiamo sì. A sentire Spalletti, prima parte, vediamo. Per diventare veramente una squadra forte si passa anche dall'avere questo atteggiamento qui, come si è avuto oggi, dal leggerla che è una partita difficile, che bisogna mantenerla in equilibrio anche quando tu potresti tentare di fare di più e di provare a portarla a casa, perché poi la Roma ogni qualvolta ci siamo un pochettino sbilanciati, loro sono ripartiti forte e siamo dovuti andare a mettere a posto la situazione davanti a Ospina, per cui questo fatto di saper mantenere la testa lucida e di non perdere
di non lasciarsi trascinare dietro l'entusiasmo di quello che è il momento che stiamo attraversando, quelle che sono le vittorie che abbiamo fatto, ma di saper ragionare è un fatto di maturità ulteriore, uno step ulteriore di crescita, di conoscenza di quello che debbono essere i comportamenti in determinate partite, perché la Roma è una squadra forte, la partita è stata una partita difficile, una partita combattuta, avevano le nostre stesse intenzioni, anche i cambi sono stati fatti da tutte e due per andare a provare a portare a casa il risultato pieno, per cui quello che è venuto fuori è assolutamente un risultato che va accettato in maniera positiva da entrambe le squadre, perché è sottile il confine da la puoi vincere e poi tornare a casa con una sconfitta, e allora lì poi diventa più difficile la gestione della settimana quando torni a casa. Sì, d'accordo con Spalletti? Sì, assolutamente, mi pare di averlo detto proprio ad inizio trasmissione, che per me è stata una partita molto bella, intensa, giocata bene, secondo me strategicamente più dal Napoli che dalla Roma. La Roma ha approfittato del momento in cui, e Spalletti l'ha spiegato, il Napoli, nel momento in cui il Napoli cercava di affondare con maggiore pericolosità e ripartiva con la pericolosità dei suoi trequartisti, perché poi Pellegrini sostanzialmente è un centrocampista offensivo, Mkhitaryan che te lo dico a fare, Abrams per quanto è stato in campo ha fatto l'attaccante nonostante il dolore, e non dobbiamo dimenticare di giocatori come Veretout che ieri non si sono proprio visti nella metà campo avversaria e sono attualmente tra i goleador della Roma. Allora, computer, da domani alle 10 fino a giovedì alle 10 si vendono i biglietti Legia Napoli in vendita da domani, il prezzo è 35 euro, ma c'è la possibilità anche di avere un viaggio completo, quindi leggete le indicazioni sul sito del Calcio Napoli. Andiamo al telefono per un altro telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Maurizio da Firenze. Maurizio da? Firenze. Maurizio. Ciao. No, intanto ho il signore che è in studio, il signor Corsi, ha fatto un'analisi dettagliata. In realtà tra Napoli e la Roma, il Napoli ha fatto una bella partita, insomma. Sì, certo. E secondo me, al di là del fatto che la Roma ha sbagliato il gol, va bene, comunque il Napoli poteva tranquillamente poterla vincere la partita, però 0-0, e ricordiamoci che secondo me, se questa squadra era quella dell'anno, se andiamo all'anno scorso, secondo me il Napoli questa partita l'avrebbe persa. Perché questo dico? Perché c'è un allenatore quest'anno che è Spalletti, che porta tanto spirito a questa squadra. Il mio problema però è un altro, se permettete di dirlo, è che purtroppo noi, qualcuno della società, si deve far sentire. Perché il rigore, il tocco su Anguissà, l'è netto, quello è un calcio di dopo rigore. Dopo ne parleremo nettissimo. Dopo di questa cosa, ne parleremo dopo. Va bene. È nettissimo, però e poi secondo me si devono far sentire anche il provolo anche Osimhen, che con Mancini gli ha dato più gomitate ieri. Ditemi voi se quello è una cosa normale, che un giocatore nemmeno una munizione subisce tutta la partita gomitate, una cosa assurda, io queste cose non le posso vedere, ma va bene, comunque. Al di là di questo, bisogna adesso fare la corsa sul Milan. È importante che l'Inter e la Juventus sono allontanati, però il cammino è ancora lungo. Beh, siamo alla decima giornata, una decima giornata. Grazie. Grazie. Allora, considerazione del tifoso, non ci sono domande. E allora andiamo a sentire Spalletti, seconda parte della sua intervista. Io non so quello che è successo a Gasperini e non entro in merito, perché quello è un episodio suo e non so
nemmeno quello che è stato ciò che ha fatto reagire in quel modo lì l'arbitro in quel momento di quella partita. Io so quello che è successo oggi, che sono andato lì a salutarlo e poi, siccome lui andava via perché me l'ha data velocemente la mano, io gli ho battuto le mani dietro, convinto di dirgli bravo, perché secondo me ha arbitrato una grande partita, perché non c'è niente che gli si può imputare oggi a Massa. Per cui di solito quando si fa così si va lì, gli si dice una cosa, poi ci si gira, mentre ci si gira si batte le mani, sì bravo vai, e si va via. No, io l'ho seguito, mi sono fatto proprio sentire che gli volevo dire bravo e che gli battevo le mani, perché era quello che gli volevo dire, gli volevo fare complimenti per la partita. E va bene, è andata così, però sono dispiaciuto perché non ho protestato mai durante la partita, e c'erano anche per noi due o tre episodi che si poteva protestare, perché degli scontri sono stati al limite giustamente da una parte e da un'altra, perché è stata una partita vera, una partita forte da un punto di vista del muscolo, per cui mi dispiace. Ognuno è libero di farsi le idee che gli pare, di comportarsi come si pare, come gli pare, per cui non è un problema. Io so quello che ho fatto, so quello, e un giorno ci si entrerà dentro e faremo chiarezza una volta per tutte. Però so quello che ho fatto, so quanto ho amato questa squadra, ho amato i calciatori delle squadre che ho allenato quando, nelle due situazioni di Roma, ho allenato dei calciatori splendidi che poi sono esperienze che da un punto di vista mio, non so, allenatori più forti sono andati, ma sono esperienze che mi porterò sempre dietro, ecco. Io di aver allenato gente come Totti, come De Rossi, come Florenzi, come Salah, come Rudiger, come tanti altri, come Maicon, questa squadra ci ho allenato, Keita, gente di un livello, Strootman, che me lo porterò sempre dietro, per cui possano dire quello che gli pare, quelle emozioni lì mi rimarranno e non li faccio partecipi, sono mie e basta. La bella prestazione che molti calciatori poi, o diversi, avevano giocato anche giovedì, e il recupero è poco, per cui farsi trovare pronti ad avere questa intensità, questi impulsi, a queste vampate che ci sono state di ripartenze forti da tutte e due le squadre, è sintomo di squadre forti, è sintomo di ragazzi poi che molte cose le vanno a mettere a posto da soli, perché sono calciatori professionisti a tutto tondo. Bene, rieccoci nuovamente qui. Insomma, Spalletti ha parlato anche di questo disguido con l'arbitro, che è veramente incredibile. Comunque, però, è stato multato, però, è stato squalificato. Però c'è stata questa ingenuità, perché il bravo glielo poteva dire davanti e non tre metri dietro, dice lui andava veloce, ma insomma il qui pro quo si è creato, e Spalletti dovrebbe averlo capito, perché ha parlato di due o tre situazioni favorevoli al Napoli non valutate, sulle quali si poteva recriminare, e probabilmente il buon Massa, con un pizzico di coda di paglia, ha ritenuto che Spalletti volesse essere ironico. Va bene, andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, ciao Angelo, sono Antonio da Napoli. Vai Antonio. Buonasera anche al tuo ospite. Vai. Sento, io volevo dire solo questo. Siccome già abbiamo subito con Sarri, adesso stanno aiutando il Milan e non il Napoli. Ecco, perché De Laurentiis non va in federazione e si fa sentire? Ti faccio rispondere, grazie. Va bene, Sergio. Grazie, buonasera. Ma io in questo momento direi che probabilmente è inopportuno. Non è manco il momento. E non è il momento. Aspettiamo la quarta. Anche perché
dobbiamo vedere quello che succede tra la tredicesima e la diciassettesima giornata. Meglio, hai capito? Meglio navigare sott'acqua. Adesso bisogna stare tranquilli, sì. Abbiamo Bologna e trasferta a Salerno, poi Verona. E allora vedremo dopo come si comporteranno. Allora, mi dicevano che c'era un'altra telefonata. Sì, velocissima perché poi devo mandare la pubblicità. Pronto? No, è caduto. Allora andiamo in pubblicità. Poi torniamo e ci colleghiamo anche con Raffaele. Nuovamente collegati. Allora dovremmo collegarci adesso con Yes TV, Raffaele Tagliamonte. Raffaele, ci sei? Sì, ci sono Angelo, ciao a tutti, ciao a Sergio. Vi ho seguito tutta questa prima parte, tanti gli spunti, ma tantissimi gli spunti, veramente proprio tanti, e non saprei da dove cominciare. Vorrei cominciare, se mi consenti, da quel filmato che tu hai fatto giustamente vedere, poi là per là mi ha un po'... No, per far capire dove stavamo, e che cosa abbiamo affrontato. Angelo, credimi, l'ho capito dopo pochi secondi, no, perché seguendo quel filmato... In apertura si è entrati dentro l'atmosfera respira all'Olimpio, quello che diceva far Sergio passare, prima. Perché chi non ha mai vissuto le trasferte, gli stadi, e perdonatemi se mi permetto di dire anche qualche collega che pensa che il calcio sia una partita di subbuteo, o meglio, per essere più moderni, sia una partita alla PlayStation. Non è così. Il calcio è fatto anche di emozioni, di ambientazioni, di atmosfere, di pressioni. E credetemi, io poi personalmente non sto nel campo, però questa è una partita che da sempre, per motivi miei personali, ho sofferto, perché vengo da mamma romana e romanista, da zii romani e romanisti, e poi chiaramente io sono napoletano fino al midollo, perché mio padre è napoletano, per cui ho sempre sofferto un po' questa partita e soprattutto questa piazza, perché diciamolo, lì c'è tanto odio, io non l'ho mai capito perché io fino ad un certo punto della mia vita, ho fatto tante trasferte all'Olimpico, e Angelo lo sa, abbiamo visto, ecco, quello che si chiamava il derby del sud, una partita bellissima fatta anche, come dire, vogliamo dire, di fratellanza, di folklore, di spettacolo. Poi vinceva chi vinceva, ma intorno c'era un'atmosfera che sapeva di calcio. Oggi, da un po' di tempo a questa parte, al di là non ritorniamo un po' nella cronaca nera, perché in questo momento mi fa un po' schifo anche ricordare delle cose brutte, ma io rimango a quello che sentiamo, che si vive in quello stadio. Si vive tanto odio territoriale, odio razziale. Ma perché nessuno interviene? Perché poi alla fine saranno 200 300 400, no, credetemi, qui non si tratta di ignoranza, perché Angelo lo sa, vive anche, ha vissuto anche la tribuna stampa dell'Olimpio, anche lì si sente un atteggiamento ostile, che io non riesco a capire perché. Lo so, è vero, no, Angelo? E forse c'è un po' anche di invidia con un Napoli che è in testa alla classifica, un Napoli che sta facendo bene da alcuni anni e la Roma sta andando male. Forse c'è anche questo, forse c'è una sudditanza paradossalmente verso il Napoli, non lo so. Comunque c'è un atteggiamento. Ieri veramente, guarda, mi sono nauseato proprio, ma dico basta, sempre cori. Poi chiaramente non ci sono napoletani, non ci sono, e allora quelli proprio spadroneggiavano. Insistevano. Vabbè, Raffaele, però io adesso, al di là di questo, che comunque sono stati multati, vabbè, vedremo che succede per Rosibè, vorrei parlare un attimo anche della questione partita, perché ieri si è verificata una prima volta incredibile che una TV nazionale con un arbitro, l'ex arbitro Cesari, ha fatto vedere una cosa che nessuno ha fatto vedere. Che cosa ha fatto vedere? Un calcio di rigore che per il Napoli, secondo lui, era netto, ma le inquadrature che pure ci sono non sono state mandate, il VAR ha taciuto e il Napoli si è beccato niente. Guardate. Vi faccio vedere un episodio di Osimhen. Non ci sono replay, se non quello che andiamo a dimostrare adesso, quello che abbiamo visto. Osimhen che cade a contatto con Rui Patricio. Io magari penso che Osimhen tocchi il pallone col sinistro e lo sposta in vantaggio su tutti. Poi cosa succede? Osimhen, non lo so,
ha un contatto col portiere, è lui che tocca. Non ci sono immagini di questa cosa. Io credo che sia molto più dubbio questo che l'episodio in precedenza. Poi vi fossilizzate sempre su delle cose che arrivano. Guardate questo episodio. E poi mi dite questo episodio. Poi vi fossilizzate sempre con quello che scrivono i social. Guardate questi episodi. Condivido, entra in ballo la questione VAR. Sergio, una prima impressione veloce e poi ci dirà anche Raffaele. Sì, assolutamente. È ad usum delfini, come dicevano i nostri padri latini, cioè si usa quando conviene evidentemente che la cosa venga diciamo pubblicizzata. È chiaro che ieri c'erano due episodi e io su questo non ho visto la trasmissione con Cesari. Ed ero completamente convinto che ci sarebbe stato una review al VAR. Niente. Raffaele, tu perché credi... era chiaro che, sì, che Osimhen era stato toccato lì. Sì, Raffaele. Angelo, io questa immagine l'ho vista live in diretta e ho avuto il dubbio. La cosa più grave, sai qual è? È un replay. No, è che DAZN, no? Come cavolo si chiama, no? Questo episodio non l'ha proprio fatto vedere. Sì, infatti. Se qualcuno avesse ascoltato, anche perdonatemi, attenzione, io credo che questa debba essere solo una parentesi, perché se cominciamo già oggi ad intossicarci, anche in maniera giustificata, perché attenzione, anche in maniera giustificata, che poi la partita di ieri, diciamo alla fine della fiera, il risultato di parità, perché l'ha detto Spalletti, lo diceva prima Sergio, ragazzi, ieri è stato un punto prezioso conquistato all'Olimpico, un punto importante che in altre circostanze noi non avremmo conquistato. Io continuo a ripetere questa cantilena. Quest'anno noi stiamo conquistando punti che a pari condizioni le scorse stagioni non avremmo conquistato, perché ieri con quella pressione, quell'ambiente, quella situazione contro una squadra che, diciamo la verità, prima menzionavate alcuni elementi che sono ancora in itinere, perché la Roma secondo me può essere ancora meglio in prosecuzione. Quindi noi abbiamo pareggiato e potevamo vincere, perché alla fine i tiri dello specchio della porta li ha fatti il Napoli, il palo in mezzo lo ha colpito il Napoli, ecco. La Roma ha avuto delle occasioni sicuramente, ma lo specchio della porta non l'ha mai preso. Però, diciamo le cose bene come stanno, però, cioè il Napoli può recriminare, perché quel pallone di Osimhen 3 mm più a sinistra entrava dentro ed era gol. Perdonatemi, voi avete parlato di questo calcio di rigore potenziale, ma lasciamo stare i calci di rigore, ma al 42esimo, 43esimo Ibrahim andava espulso, ragazzi, andava espulso, ecco, cioè, aspetta, perché adesso tu volevi aggiungere qualcosa a quello che ha detto lui? No, volevo soltanto dire che purtroppo la situazione, ripeto, io stiamo zitti per ora, vedremo tra la tredicesima e la diciassettesima. Allora Raffaele, io ho sentito a fine gara in conferenza stampa, ero in sala stampa a Roma, ha parlato prima Mourinho e ha parlato poi Spalletti. Io non lo so se hanno parlato in difesa di se stessi per evitare una squalifica o che, perché uno ha avuto una giornata e anche Spalletti ha avuto una giornata e anche Gasperini, ma comunque al di là di questo loro hanno detto che Massa ha arbitrato bene. Ecco, a mio avviso non ha arbitrato bene, non si facesse dispiacere nessuno, non avesse dispiacere, ma non ha arbitrato bene. Guardate questo filmato e poi lo commentiamo insieme, perché ci sono falli continui e ripetuti e l'arbitro fa andare avanti, ma allora qui c'è incapacità di arbitrare, sono quattro arbitri.
Ora, se mi dite che quest'arbitro ha arbitrato bene, io alzo e me ne vado. Raffaele. No, ma soprattutto l'ultimo episodio che tu hai fatto vedere, sempre il solito Abraham, no? Anche quello andava, anche quello era da ammonizione. Ospina aveva preso già la palla, lui ha allungato il piede e quando alza la gamba in gioco pericoloso e prende la testa di Zirinski. Ragazzi, ma no, poi la gran cazzata che ho sentito ieri, no? Che potrebbe anche essere, io non lo so, e cioè che su il fallo su Anguissa, perché quello era fallo, diceva, ma quello siccome saltava, era in elevazione, per cui ha preso il polpaccio di Anguissa, non è fallo. Allora è chiaro, allora è facile, no? A quel punto in area di cui è lo stesso polpaccio della Juve, faccia, non è fallo. Lo stesso polpaccio ieri della Juventus. Ma questo è stato, era peggiore il fallo su Anguissa rispetto all'ingenuità di Dumfries, perché lì è stata proprio un'ingenuità col pallone che era borderline, infatti... Lì è stato voluto, Sergio, perché il piede... Cioè, Anguissa viene poco colpito. Quello sì, è no, no, assolutamente. Gli ha impedito di proseguire. E allora, mi dite teoricamente, la corsa per recuperare il pallone. Mi dite che ha arbitrato bene questo. No, allora, guarda, comincio ad avere allora dei... Allora, male che si allora, Angelo, comincio ad avere dei dubbi, ma gli do ragione, all'applauso di dietro di Spalletti, perché effettivamente io... Ho visto certe cose. Diciamo che nell'ambito di una partita qualche fallo anche a sfavore, Sergio, diciamo io, così, scusami, contro il posso Napoli capire, poteva no essere fischiato e non è stato fischiato. Capire. Allora volete sapere? No, scusami, fammi dire una cosa, ti do subito la linea. Sì, 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 sì. No, volevo dire, io posso capire che l'arbitro non lo vede perché non è facile tra tante gambe. Ma qui c'è una ma tecnologia. È bravo, è che vede, il no? Che ha tutta la tranquillità, c'ha la Coca-Cola a fianco che beve ogni tanto, si guarda la partita, si ferma, siamo chiede lì al tecnico di verificare. Scusate, ma allora questi che fanno al VAR? Ma il fallo, secondo me, perché era fallo su Osimhen, è clamoroso, siamo in area che di non rigore si sia andato a vedere. Adesso noi potevamo poi pure pareggiare questa partita, va no, bene così, però perché? Mo io per esempio finiva 1-1, prendevo la bolletta, avevo gol, l'ho persa, però voglio dire, ma almeno segnavamo un gol. Vabbè, che volevi allora dire, Raffaele? Ci sapete, siccome qualcuno di più importante di me diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Io sono convinto, Andreotti, che la reazione tra virgolette isterica di massa, una cosa di paglia potenziale, con conseguente espulsione di Spalletti è di chi ha il polipo dentro, no? Come si chiama? Un corpo praticamente. Perché se tu reagisci in quel modo ad un applauso, cioè che voglio dire non era proprio così plateale, eccetera, vuol dire che tu sei, c'hai qualcosa dentro, sai di aver sbagliato, per cui quell'applauso lo interpreti in maniera, come dire, ironica e sarcastica. Infatti. E quindi butti fuori l'allenatore. Perché questa è l'interpretazione più logica, per cui Massa ieri, poi spero di non parlare più degli arbitri perché io vorrei parlare di questo Napoli, sì, no, di questa squadra che continua ancora a farci divertire, continua a fare il gioco che deve fare, perché anche Spalletti ieri, ragazzi, io sfido chiunque, Angelo della Via dello Stadio lo sa, è stato, come dire, punzecchiato, beccato, contestato tra virgolette dall'inizio alla fine, non ha mai perso la lucidità, è sempre stato sul pezzo, è sempre stato lì, perché sì, poi non ha reagito. Raffaele, visto a un certo punto ha alzato la mano come per dire io sono qui, bravo Sergio. E la sua dichiarazione, anche una cosa importante, la sua dichiarazione ha detto poi un giorno, no, spiegheremo molte cose, perché ai tifosi giallorossi che si sono in qualche modo fatti, come dire, incantrentire da una fiction, no? Qualcuno gli deve spiegare che se Totti fosse stato apprezzato dalla società che rappresentava, bravo, in quel momento, ecco, Raffaele, rimaneva a Roma Totti, bravo, da dirigente Totti è scappato via Totti in maniera diventato polemica, quindi fatevi, cari giallorossi, no, rossogialli, giallorossi, fatevi 1+1=2. Raffaele, fai il capo espiatorio, sì, era Spalletti, e poi qualcuno addirittura ha pagato una fiction per dire questo è il fetente di puntini 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 che ha fatto fuori Totti l'ha fatto fuori la società, l'hanno fatto fuori chi comandava in quel momento,
perché qualcuno che doveva venire, sì, però levatemi su cataplasma davanti, perché Totti era ingombrante. Bravo, io bravo, adoro Totti come personaggio, come calcio d'attenzione, ma era un personaggio ingombrante. Raffaele, fammi andare al telefono, ci sono tanti telespettatori che stanno in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Angelo, Vincenzo Capuano da Monte di Procida. Ciao Vincenzo, buonasera a te. È sempre un piacere partecipare alla tua trasmissione. Grazie. Senti, allora, io ho soprannominato questo Napoli l'Armata Napoli. Non so se sei d'accordo, perché sono... Quest'anno vedo una maturità nella squadra che è qualcosa di mai visto, specialmente con Lieva Varsavia, siamo, veramente abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Sì. Io volevo dire solo una cosa, noi dobbiamo evitare nel cadere in facili provocazioni. Bravo. Perché questo vogliono, sono tutti atti provocatori, atti a danneggiare questa squadra. I calciatori devono sapere che sono forti, abbiamo una squadra fortissima quest'anno e quindi devono evitare, stesso esimio, di cadere in facili provocazioni. Sono tutti atti a danneggiare la squadra. Anche, scusatemi se lo dico, anche ai giornalisti, non fa bene alla squadra, perché attizzano soltanto il nervosismo. Perfetto. Noi dobbiamo mantenere la calma. Sei stato chiaro? Sono stato chiarissimo. Chiarissimo. Grazie del tuo intervento. Stasera andiamo un po' veloci che abbiamo tante cose. Sentiamo Koulibaly, la sua intervista a fine partita. Khalidou Koulibaly. Khalidou, partita dura oggi, combattuta, si interrompe la striscia di vittorie, però anche oggi possiamo dire che avete fatto una grande partita e che questo è un buon punto? Sì, penso che è un buon punto, è difficile vincere tutte le partite, siamo venuti qua sapendo che la Roma aveva un po' di orgoglio con la sconfitta che hanno avuto giovedì, poi con questo pubblico dietro di loro hanno spinto tanto, noi siamo contenti di avere... D'avere difeso bene la porta nostra, perché la Roma è una squadra forte, non dobbiamo diminuire le loro potenzialità, però penso che abbiamo fatto una grande partita, potevamo pure fare gol, peccato che c'era questo fuorigioco, però possiamo essere contenti stasera. Hai parlato di solidità difensiva, quest'anno è molto importante e tra l'altro anche con Rachmani sta nascendo una certa complicità. Come ti trovi e che margini di crescita ci sono secondo te? Sì, penso che possiamo sempre imparare e insegnare le cose da tutti. Sappiamo che dobbiamo tenere la porta a zero, che davanti possano fare gol a tutti i momenti. L'abbiamo visto oggi che potevamo anche fare gol, però peccato che non l'abbiamo fatto. Ma tenere la porta a zero, avere questa solidità, soprattutto qua a Roma, venire e non prendere gol, penso che non sarà da tutti. L'abbiamo fatto bene, possiamo continuare così. Sapete, Amir è un gran difensore, l'ha dimostrato dall'inizio stagione, anche l'anno scorso, quindi che sia Amir o Manolas o Juan Jesus, dobbiamo avere la porta a zero, essere fiduciosi su noi stessi, quindi dobbiamo continuare a lavorare così. C'è grande unità di gruppo e lo si percepisce da fuori, no? Dalle piccole cose. È questo quello che ha portato secondo te Spalletti? Perché c'è veramente voglia di sacrificarsi per i compagni qui, è così? Sì, questa è la parola giusta, vogliamo sacrificarci per tutti. Abbiamo visto Fabian che ha fatto un rientro molto, molto bello, vediamo che tutti i giocatori sono qua disposti per la squadra. Nessuno è egoista in questa squadra e quello è il più importante, un gruppo che vive molto bene, si vede sul campo, si vede anche fuori, dobbiamo continuare così, sapendo che adesso tutti vorranno vincere e prendere punti contro di noi, quindi dobbiamo continuare a prendere partita dopo partita e rimanere uniti fino alla fine. E nello spogliatoio ci pensate un po' allo scudetto, ne parlate? No, è troppo presto, sapete, guardate, anche se abbiamo vinto tutte le partite fino ad ora con questo pareggio, non siamo davanti con 10 punti, siamo qua con Milano, quindi abbiamo tanto tempo, vedremo in 3-4 mesi, penso. Per il momento vogliamo solo vincere le partite che possiamo, tutte che possiamo, poi vedremo, il scudetto se ne parlerà a marzo-aprile. Ti faccio l'ultima, che orgoglio è chiudere con la fascia al braccio? Sì, sì, un grande orgoglio, sapete, sono anni che sono a Napoli, hanno fiducia in me, tutti i tifosi, i giocatori, lo staff, quindi mi fa molto piacere, è un orgoglio per me essere capitano dietro di Lorenzo, però non dobbiamo dimenticare che Lorenzo è il primo,
ma mi fa piacere, è una città a cui ci tiene, adesso sta nel mio cuore, quindi a me mi fa molto piacere. Sergio, che bello Coulibaly. Ma io già avevo intuito lo spessore della persona, oltre che del calciatore. Mi sembra che questa chiusura sia un atto d'amore verso la città, più che soltanto verso la squadra e verso i compagni e verso i tifosi. E questo veramente, assieme a Lorenzo, è il capo carismatico di uno spogliatoio che lo ha detto... mi piace quando dice mantenere la porta a zero, cioè renditi conto, 3 gol subiti in 9 partite, miglior difesa, credo che le premesse per continuare a sognare ci sono tutte. Ecco, Raffaele, hai colto nelle parole di Coulibaly anche un senso di affetto verso la città. Sai Angelo, normalmente si dice no, il pesce puzza dalla testa. Volendo in qualche modo trasformare questo brocardo, no? E diciamo che il pesce odora dalla testa, e come giustamente diceva Sergio, le dichiarazioni di Insigne, Mertens, Coulibaly in questi giorni dimostrano quanto questa squadra, con i riferimenti, con questi riferimenti, possa far bene. Cioè, che spogliatoio c'è e che spogliatoio ha creato Spalletti, no? Giocatori di carisma, questo è il difensore più forte del mondo, ragazzi. È uno dei difensori più forti, secondo me è uno dei difensori più forti del mondo, che ha questo amore per, non solo per la squadra, ma per la città. Perché si è creata questa sorta di simbiosi, di amalgama, di legame fortissimo tra la città e questi giocatori. E a proposito di città, Angelo, perché tu ritorno un po' all'immagine con cui hai aperto la trasmissione, no? Che mi è un pugno nello stomaco quando... Ragazzi, noi dobbiamo tornare a far diventare lo stadio Maradona l'elemento in più. Oggi non è l'elemento in più. Oggi giocare in casa, fuori casa, io non dico che è la stessa cosa, ma sicuramente noi non abbiamo sentito il supporto. Ieri, e ribadisco il concetto che tu hai messo in evidenza magistralmente all'inizio, quel clima ha fatto il suo, quell'atmosfera ha avuto il suo peso specifico, e noi dobbiamo tornare a far diventare lo stadio Maradona il peso specifico. A proposito, di quello che dici, già da 7 giorni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni, ho detto, no? Che praticamente si sta lavorando per una fanzone, che contro il Bologna probabilmente i tifosi torneranno allo stadio. Stamattina Repubblica scrive, e tutti a sottolineare Repubblica, ha detto, guardate, il Napoli ritrova i tifosi. Repubblica, trattativa per mettere fine allo sciopero dei gruppi organizzati, possibile fan zone nelle curve. Ma io ve l'ho detto 7 giorni fa che sarebbe successo, oggi se ne accorgono i giornali. C'è una trattativa, infatti c'è una trattativa. Il problema è che li vorrebbero mettere sotto, vorrebbero fare una fan zone sotto nel settore inferiore. Dove non si vede quasi niente. Giustamente i tifosi delle curve sono sempre stati sopra. E allora, insomma, sì, c'è la discussione praticamente per andare sopra e per andare sotto, ma l'importante è che comunque si faccia questa fan zone e che si adegui, come diceva Raffaele, il San Paolo a tutti gli stadi d'Italia. Tra l'altro oggi ha parlato anche il nuovo assessore alla sicurezza De Jesu, che ha detto, sì, si sta lavorando, c'è un tavolo, ha confermato. Ma comunque non è ancora niente di certo, vedremo che succede nel prossimo. Intanto c'è una notizia che arriva. Un'isola infelice, noi Angelo, in tutta Italia, come giustamente tu hai detto, in tutta Italia si fa sta cosa, i tifosi sono vicini, ma perché a Napoli possono essere le bandiere, non si sa perché. Intanto il Legia Varsavia, squadra che affronterà il Napoli, ha cambiato l'allenatore. Lo anticipammo che era in crisi e l'ha cambiato. E il suo successore, lo dice nell'articolo, praticamente. Il Legia Varsavia, l'allenatore è praticamente Golbiewski, che già guidava la squadra B del Legia. Questo è il nuovo allenatore. Detto questo, Raffaele, prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, direttore. Ciao.
Sono Luigi da Bacoli. Luigi, ciao. Buonasera, saluto i tuoi ospiti. Grazie. Ciao. Molto intelligenti. Però sta su Raffaele che dice sempre quello che voglio dire io. E che vuoi fare? Però una cosa, una piccola correzione al grande Raffaele ce la voglio fare. Vai. Raffaele, non si dice un pulpo, si dice tenevo un serpa rindumane con uno. No, no, un tenevo un serpa rindumane con uno. Brava, ciò... ragione, così si dice. Oppure c'è un'altra frase che non è un brocardo, Raffaele. Un mariolo in curva. Un mariolo in curva. Benissimo, bravo. No, i tengo 70 anni. Siamo là io, mancano due anni. Che parlavano in napoletano e poi facevano un po' di teatro, che a Bacoli tengo una piccola compagnia teatrale, quindi ci divertimmo un po'. Bene, ma così. Volevo dire, il divertimento continua. Nonostante che il cadrivo serpa l'indumane cone, io mi sto divertendo ancora. E certo. Sapete pure il divertimento più bello che noi stiamo vivendo in questo momento? Che siamo partiti in una maniera diversa dall'anno scorso. Sì. L'anno scorso mi ha più scudetto, ma fa Maria, e invece avevamo un po' la delusione. Invece noi siamo partiti calmo, dicendo vabbè, ma faremo un quarto mobile, e invece l'Apollo sta facendo delle grandi. Ci sta dando delle grandi soddisfazioni, diciamo. Grazie del tuo intervento. Umariolo Gurp rende di più. Grazie all'amico di Bacoli. Sì. Allora. Il ladro dentro, tutta la cosa rende di più. Andiamo sul computer, il bollettino che diamo ogni sera. Situazione attuale: 9.655 test, 253 positivi, solo 7, meno male, i deceduti. Comunque ci dispiace anche per questi 7. Certo. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo. Dobbiamo sentire l'ultima parte di Spalletti e poi goderci anche il Mourinho pensiero che mi fa impazzire. Ieri l'ho visto da vicino. Mourinho, veramente, guardate, è una cosa fantastica, avete l'uditorio, ascoltare le sue parole di Mourinho. Andiamo in pubblicità. Rieccoci nuovamente collegati. Allora, come vi avevo detto, Spalletti, terza e ultima parte, vediamo. Fatti trovare pronti, la squadra forte è questa qui, è quella che riesce poi anche a rigenerare la ricerca, la forza in poco tempo per andare a mostrare, come si diceva prima, il muscolo all'avversario, per evidenziare una mentalità quasi acquisita di squadra che vuole andare a lottare per il risultato pieno senza mai accontentarsi. Gli allenatori hanno fatto la sua parte perché hanno sostituito in quella maniera lì, tutte e due abbiamo messo punte a sostegno per andare a vincere la partita, per dare poi forza a quello che deve essere lo spettacolo. Per cui si accetta, si porta a casa e siamo, perlomeno da parte mia, siamo contenti di aver fatto questo risultato contro un grande avversario. Il calcio va giocato con lo stadio pieno, con questi boati qui. Le squadre e i loro tifosi devono essere una cosa sola, devono essere a braccetto per andare a vincere le partite, per andare a creare uno spettacolo ancora più forte, e noi bisogna saperci stare dentro queste emozioni e dentro queste prese di posizioni, ecco. Bisogna stare un po' attenti perché il momento è difficile con quelli che sono i prezzi per venire allo stadio, per far partecipe tutti e per farli entrare tutti. In generale bisognerebbe tendere a riempire lo stadio, perché poi ora, insomma, dopo quello che è passato, per le famiglie non è facile avere la possibilità di acquistare due biglietti in un mese per tutta la famiglia, ecco. E quella dovrebbe essere un'ulteriore attenzione per
andare poi a permettere a molti di vivere il contesto dello stadio, che è un contesto bellissimo. Noi siamo entrati dentro all'inizio, abbiamo passato un quarto d'ora dove non siamo riusciti a gestire la palla, dove ce la siamo fatta bruciare un po', poi piano piano con il passare dei minuti si è normalizzata e siamo arrivati al nostro livello di calcio. Poi è vero che in delle situazioni si poteva fare anche meglio e delle ipotetiche azioni potevano essere portate a conclusione, però poi ci sono gli avversari e la Roma stasera ha fatto una fase difensiva feroce, hanno fatto molti contrasti, hanno fatto molti raddoppi. Per cui per noi non è stato facile andare a proporre lo stesso gioco, ecco, o la stessa qualità di gioco. Io darei più meriti a quella che è stata la compattezza delle due squadre che non tanto demeriti a quella che è stata la qualità della ricerca del gioco. Dunque neanche il tempo di così riflettere, di sistemarci, che è subito un'altra gara di campionato giovedì contro il Bologna, una formazione che abbiamo visto essere molto viva contro il Milan, ha giocato una buona gara, vedremo con Napoli che succede, non avremo Spalletti in panchina, però Raffaele, potremmo sicuramente contare forse sull'apporto del pubblico? Importante, prima di cambiare, tu adesso abbiamo sentito Spalletti, perché poi vedi i grandi allenatori che hanno grandi caratteri, si vedono anche da queste cose, cioè dal coraggio di esporsi. Spalletti ha fatto un invito al presidente della società, facciamolo anche noi. Caro Aurelio, i prezzi abbassali, perché se tu vendi la curva a 25 euro e ne vendi 1000, ne puoi vendere 20.000 a 15 euro. I soldi non li perdi, li guadagni, ma ci guadagna il Napoli, ci guadagna la squadra. Quindi abbassa i prezzi, questi prezzi, l'ha detto anche Spalletti, la gente oggi, dopo quello che è accaduto, non ha le risorse economiche per poter spendere determinate cifre. Abbassa i prezzi e facciamo tornare il grande pubblico allo stadio, perché questa squadra, se vuole vincere lo scudetto, se vogliamo vincere lo scudetto, non possiamo prescindere dall'effetto Maradona, dall'effetto stadio, non si può prescindere anche. Certo. Anche perché poi a Roma non possono andare, perché lo sappiamo quello che è accaduto, a Salerno non potranno andare domenica perché naturalmente si prevede, almeno a San Paolo teniamo il nostro zoccolo duro. Sergio. Assolutamente d'accordo, mi pare che Spalletti abbia lanciato un messaggio importante in generale, ma credo riferito, come diceva giustamente Raffaele, anche al suo club, alla società. Quello che volevo sottolineare ancora una volta, che è importante, che più si sentiva parlare Spalletti e più si vedeva la convinzione e la soddisfazione del risultato per come è stato ottenuto. Perché io credo che lui temesse molto questa partita di Roma, dell'Olimpico, per una serie di situazioni, e sentirgli dire certe cose lo ha praticamente convinto che questa squadra probabilmente ha raggiunto una maturità che dovrebbe essere anche nel segno di una continuità sia di prestazione che di risultati, e credo che questa per noi tifosi, per noi addetti ai lavori che simpatizziamo, tifiamo Napoli, credo che sia una notizia importante che andremo a verificare proprio giovedì contro una squadra difficile come il Bologna. Allora Raffaele, volevo sottoporti un quesito. Oggi stamattina il Corriere dello Sport ha fatto un'analisi, guardate il computer, dice: da Sarri a Gattuso il Napoli ti faceva innamorare ma poi ti tradiva sul più bello. Con Spalletti si è scrollata l'etichetta, esatto, di squadra fragile, esatto, nello spirito. Che cosa ne pensi, Raffaele? Sottoscrivo in pieno quello che ha scritto il Corriere dello Sport, non so se Giordano o qualche altro l'hanno scritto, però è l'analisi più giusta, cioè questa l'analisi. È quello che... è un Napoli che ti tradiva, nel senso, ma non ti tradiva, no, volontariamente. Tu, diciamo la verità, noi sapevamo che prima o poi saremmo caduti. Sapevamo, cioè questa squadra, nel momento più bello, puff,
si squaglia. E invece ormai siamo alla decima, ragazzi, come dire, la substanza si vede, e questa la sostanza del Napoli. Ieri abbiamo visto una squadra, come dire, con lo spettacolo continua, diceva l'amico da casa, perché una linea difensiva che ne parliamo a fare, Di Lorenzo, Koulibaly, Rachmani e Mario Rui, no, cioè, a livello di centrocampo Fabian Ruiz sta crescendo sempre di più. Ieri forse Lorenzo era leggermente, non era il solito Lorenzo, ma nulla questo, non andiamo a che ci può stare. Purtroppo a me di Zrinski non mi piace parlare, perché a me mi risulta, come dire, dover dare addosso, però lo stiamo aspettando, sarà l'eterna promessa, speriamo di no. Senti, lì davanti, sì. Politano, lì davanti, perché nessuno l'ha sottolineato, Angelo, bisogna sottolinearlo, perdonami, poi mi taccio. No, abbiamo notizie, che, vai. No, bisogna sottolineare che Osimhen, che è un grande attaccante, può diventare un attaccante fortissimo, la deve smettere di farsi prendere dall'isterismo, la deve smettere, perché sennò prima o poi questi gli avversari capiscono, lo provano, e questo si fa buttare fuori ogni volta. Ieri non so se tu hai visto a un certo punto, a parte l'ha richiamato Spalletti, ma Koulibaly l'ha preso con la forza delle mani, guardami, calmati, deve... Spalletti, più che dargli indicazioni di carattere tattico o tecnico, gli ha detto: stai calmo, questi ti provocano perché sanno che sei fumantino. E allora Osimhen deve imparare a capire che i difensori italiani certamente non le mandano a dire per fare certe cose. E ieri Mancini si è visto che gliel'ha fatta, a un certo punto gli si è buttata addosso e Massa ha fatto finta di niente. Intanto Napoli-Bologna, staffetta per Spalletti. Oggi i giornali hanno paura di scrivere turnover, perché Spalletti li ha redarguiti, quindi staffette. Repubblica dice: Demme, Elmas, Lozano e Mertens si candidano per un posto. Vedremo che cosa succede. Intanto ieri, come vi ho detto, ho partecipato a questa conferenza di Mourinho. Naturalmente l'abbiamo tagliata, perché nelle parti che non riguarda il Napoli, però ascoltate che personaggio è. Mi è piaciuta la partita, secondo me è partita di alto livello, e solo è possibile partita di alto livello quando due squadre giocano a un livello alto, partita tattica, partita fisica, partita con qualche difficoltà tecnica, però in quel campo lì non è facile di essere tecnico. C'è una cosa che voi non lo capiscono, però il campo sta bello perché la sabbia è verde, è pieno di sabbia verde. Hanno fatto bene, pintura della tribuna sembra bello, però lì è duro. Però gran partita, risultato magari un punto per ogni squadra magari corretto, ovviamente che sono state lì delle opportunità per segnare e per vincere, per noi, anche per loro, però una partita che penso abbiamo finito tutti stanchi, per l'intensità, per la durezza, per l'aggressività, per la voglia di vincere delle due squadre, di non accettare il pareggio fino alla fine. Secondo me è grande partita. Per noi quello che mi è piaciuto di più, che è diverso di per loro, è che loro arrivano al top della punti, fiducia, gioia. Espulso Mourinho, espulso Spalletti, qual è la situazione? Di solito solo un allenatore è espulso, perché uno è contento con l'arbitro e l'altro non è. Oggi siamo stati espulsi due, però io devo dire, magari arrivo a casa e inizio a analizzare la partita e magari ho una visione diversa, però la mia visione di là è che l'arbitro ha fatto un lavoro positivo. È la mia sensazione, che lui ha fatto un lavoro positivo. Perché due gialli? Non lo so, penso
Io si sono arbitro niuno. Io si sono arbitro, vengo da me e dico, oh Mourinho, tranquillo, vai in panchina, non protestare tanto, tranquillo. La prima volta che viene, pum, giallo. Dopo la seconda volta non ho neanche protestato niente. Mi sono girato per la mia panchina e camminando nella direzione della mia panchina ho fatto qualche gesto con le braccia. Lui viene. Non lo so, questo non lo so, però due cose separate. Una è il performance dell'arbitro. E secondo me mi ha sembrato abbastanza bene. Non mi ricordo di episodi come contro la Juve, cose grosse, influenze in risultato. Non, magari sbaglio, però la mia sensazione è che loro hanno fatto un buon lavoro. Dopo i gialli, i rossi, quella roba lì, penso che non bisogna questo. Però è decisione sua, è finito. Eccoci qua, simpatico Mourinho, tu lo hai conosciuto Raffaele? Sì, io non lo so, come tu giustamente hai detto, non entriamo nelle cose che non ci riguardano, però io vedo Mourinho che sta lanciando dei calci forti nei confronti della società, perché poi chiaramente non l'hai fatta vedere, ma lui a un certo punto ha detto questi mi hanno messo a disposizione 11 giocatori, a Cagliari devo far giocare gli stessi 11. Esattamente. Quindi per dire, e poi hai visto la direzione sul terreno di gioco, secondo me, io non lo so, se devo andare a Roma, che ne so, sta facendo cose un po' strane. Prendiamo una telefonata ancora, l'ultima, pronto, o la penultima, vediamo, pronto. Pronto, buonasera. No, allora, non ci sono ancora preparate, vediamo il computer, Federico, Serie A, le designazioni della decima giornata. Napoli-Bologna sarà arbitrata da Serra e Mariani al VAR. Mariani, reduce da Inter-Juve, Mariani al VAR. Voglio farti una domanda che poi dopo... Aspetta, ma la fai dopo perché c'è una telefonata. Pronto? Ah. Pronto, buonasera. Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera direttore, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire un mio parere sulla partita di Roma, se posso. Vai. Io penso che abbiamo fatto una grande partita, anche in merito alla Roma, perché noi sportivamente facciamo anche un ringraziamento alla Roma di come ha giocato, quindi dobbiamo essere sportivi su questa cosa qua. Poi, do solo una colpa a Spalletti, per me. Perché tu Spalletti, tu guardi la partita come la guardo io, come la guarda lei, come la guardiamo tutti, no? Vediamo che Zelinski non c'è in gioco, Insigne ha fatto il suo, a un certo punto del secondo tempo non ci stava più. Dico io, forse di arrivare a 70, che ci sono 6 campi che sono importanti e ce l'abbiamo, inizia il secondo tempo, dopo 7-8 minuti a fare 2 campi, a togliere, a muovere tutta la squadra per 30-35 minuti. I cambi, grazie. Ti faccio rispondere, Sergio. Doveva cambiare? Ma guarda, su Zelinski posso essere anche d'accordo. Su Insigne, in quel tipo di partita c'è sempre la possibilità che il giocatore destro di fantasia possa inventare qualche cosa di importante. Poi alla fine l'ha cambiato, a un quarto d'ora dal termine, è entrato Mertens. Credo che... La mossa sia stata giusta e corretta. Raffaele, è giusto cambiare secondo te? Aggio, io il telespettatore lo condivido, attenzione, cioè lo capisco, non lo condivido, lo capisco, e ha detto una cosa giusta. A un certo punto Zielinski totalmente assente dall'inizio alla fine, cioè non ha mai inciso e non è mai entrato in gara. Insigne, te l'ho detto prima, l'ho visto un po' calante, poi addirittura quando è stato sostituito si era praticamente visto, era fermo, cioè non aveva, aveva un problemino, esatto, Raffaele. Esatto. Io sono convinto però di una cosa, per dare una ratio al comportamento tecnico di Spalletti. Sono convinto che Spalletti non ha sostituito Zielinski perché lui è convinto che questo giocatore possa finalmente uscire, e per non danneggiarlo psicologicamente lo ha tenuto ancora in campo, perché è l'unica spiegazione, certo. Non ce ne sono altre. Allora, prendiamo ancora una telefonata. Pronto?
queste pompa mie, io se ne è che sono ultra della curva, ho 70 anni, e i tempi che eravamo giovanotti, tu il più giovane di me, cioè saluti il dottor Curcio e l'amico Raffaele. Volevo solamente, semplicemente, ho giocato, dottor Curcio, lei non è che si è allenato, ho giocato al campo delle Palme, i ragazzi del Napoli, i tempi di Bordavesse, canzi, immagini, la cosa non è questa. Un po' di calcio le capisco, un pochettino, dopo di logicamente. Io dico, per Bologna questa formazione, pensi che andava bene, anche contro la Roma, c'è a dire, Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui, centrocampo a 4, Fabio Ruiz, Anguissa, Dem e Insigne, le due punte, Petagna e Osimhen. Specialmente a Roma, io penso che a Roma andava bene questa formazione. E anche col Bologna. Adesso facciamo la risposta. Grazie, va bene, insomma. E buonasera in bocca. Ciao, grazie ancora. Però insomma, possiamo dare la formazione, però darla dopo la partita non mi piace tanto, mi sarebbe piaciuto prima. No, e vabbè, lui la sta dicendo la partita. No, ha detto a Roma questa formazione andava bene. No, andava col Bologna a parlare. No, poi dopo ha detto a Roma sarebbe andato meglio. No, a Roma assolutamente no, non sono d'accordo. Ma invece per il Bologna, chiaramente non tanto i due centravanti Osimhen e Petagna, però ci potrebbe essere, visto che a loro mancheranno due giocatori importanti come Soriano e soprattutto come Soumarò, potrebbe esserci un Mertens dall'inizio, magari anche affiancando Osimhen, giocando però leggermente più arretrato. Quindi vedere una linea a tre con togliendo Zielinski dall'inizio, non facendolo giocare, mettendo Mertens subito. Il Bologna è una squadra che si è dimostrata di grande carattere, perché non dimentichiamo che in 10 ha recuperato 2 gol al Milan, e questo mi fa ben sperare per la partita di domani sera tra Milan e Torino, cioè che Juric riesca a imbrigliare il diavolo. Non ti illudere. Vabbè, io lo dico sperando che l'arbitro faccia solo il suo dovere e nient'altro. Raffaele, in chiusura. Angelo, è fantastico, l'amico che ha dato la formazione a me mi fanno morire, però anche questo è il bello, l'abbiamo detto tante volte, anche questo è il bello di dare lo spazio alla gente a casa, poi insomma forse lui è anche, come dire, competente, come sono competenti tutti quelli che chiamano, ed è bello, la formazione ha detto la sua, chiaro che però noi confidiamo in uno Spalletti quest'anno che insomma sa il fatto suo, confidiamo in Spalletti, poi chiaro si può dire qualsiasi cosa. Senti, in chiusura voglio dirti una cosa, guarda che tu hai aperto una gara di calda arrosta e mia moglie le sta cucinando, dopo ti mando no, a me non piacciono le calda arrosta. Sì, come, stasera le ho trovate e dovete sapere, amici degli spettatori, che ieri ho provato a fare le calda arrosta, e tutto bene, solo che poi mi sono dimenticato che stavo facendo le calda arrosta, è bruciato. E allora ho fatto la foto e ho detto, Raffaele, guarda qua le calda arrosta, vedi, perché bisogna essere sempre sul pezzo. Noi abbiamo comprato, e Luciano Spalletti c'è, abbiamo comprato lo stesso per fare le castagne. Però fare le castagne, vi consiglio di rimanere così a guardare le castagne. Esatto. Perché come vi allontanate, vi dimenticate delle castagne e si brucia. Insomma, Raffaele, che ti devo dire? Mi ha detto così il Pavarese che mi porta quelle di Montella, io le aspetto. Come no? Fra poco arriveranno. Raffaele, intanto ti saluto, ci vediamo a questo punto venerdì dopo Bologna, dopo Napoli-Bologna. A venerdì, Angelo. Ciao Sergio, ciao Angelo. Ciao buonasera. Raffaele, ciao. Ciao, buone calde arroste, come ti invidio. Mo vado a casa a ricucino un'altra volta. Va bene, e allora salutiamo anche il nostro Sergio Curcio. Grazie. Lo ritroveremo a questo punto presto per un'altra analisi delle partite. Così come vi ricordo, amici di TV Luna, che stasera alle 21 c'è Super Goal, la consueta trasmissione del lunedì sera condotta da Mario Adamo, e ci sono tanti ospiti qualificati che parleranno del Napoli, e quindi ci sarà anche un ulteriore momento di approfondimento sulla nostra emittente. Quindi alle 21, dopo il telegiornale, c'è Super Goal, non cambiate canale. Detto questo, voglio anche ricordarvi che domani sera, eccezionalmente alle 21, ci sarà la nostra Rita Russo che appunto scenderà in campo, poiché giovedì si gioca l'Europa League, abbiamo ceduto il posto alle 21 a Rita Russo, stavo per organizzare qualcosa ma subito mi hanno informato giustamente che ci sarebbe stata Rita Russo, allora lo rimandiamo a martedì prossimo, però
Intanto il salotto della buona vita ci sarà domani alle 21. Noi ci vediamo domani alle 19 per cominciare a analizzare anche la gara contro il Bologna. Non c'è il tempo nemmeno di godere di un buon risultato, che bisogna subito pensare al campionato. E domani iniziano a giocarsi anche le gare, quindi vedremo anche gli anticipi, i posticipi di mercoledì e poi, il posticipo della giornata, il giovedì, con l'ultima gara che sarà appunto Napoli-Bologna dal Diego Armando Maradona. Non resta che ringraziare i nostri tecnici, anche oggi perfetti, con Luca D'Andrea, Peppe Trapolino, Federico Scatozza e Antonio Biscardi. C'è anche Carmine oggi in regia a sostegno per la nostra emittente. Voglio chiudere con questa frase di Victor Osimhen sul computer, che ha scritto: quando vieni dal nulla, ogni passo in avanti è una vittoria. Bellissimo. Ancora una volta l'umiltà di Kalidou Koulibaly emerge, scusatemi, di Osimhen emerge. Hai fatto una accoppiata vincente. Sì, sì. Dopo aver ascoltato Koulibaly abbiamo sentito anche Osimhen, che ha scritto questa bellissima frase che condivido perfettamente. Buona serata con TV Luna, amici telespettatori. Ciao.